comunicato di 3 righe per dire tutto e nulla, per dire che la Salernitana ha adempiuto nei termini stabiliti in ottemperanza a quanto avanzato la Federazione Italiana Gioco Calcio in merito al trust da modificare profondamente, ovviamente come era stato richiesto e puntualizzato oggi da Gravina. 3 righe senza però chiarire quali aspetti sono stati almeno al momento, e poi non sappiamo se ci saranno ulteriori comunicazioni per chiarire in che modo è stato modificato questo trust e se effettivamente ci saranno buone possibilità che poi venga accolto, diciamo, favorevolmente dalla FIGC. Oggi le parole di Gravina hanno fatto intendere che c'è la volontà da parte della federazione, venendo incontro a quelle che sono state i dettami, le richieste esplicite che sono state fatte al Club Granata di venire incontro alla Salernitana. Però è ovvio che noi non sappiamo adesso se punto per punto, visto che si parla di una rivisitazione profonda, sono state adempiute tutti i passaggi, sono stati messi a posto più che altro tutti i passaggi, come aveva suggerito la FIGC. Sappiamo solo che c'è questo comunicato. Dopo giorni veramente febbrili di attesa snervante da parte di una tifoseria sempre più spazientita che non è riuscita a vivere nel migliore dei modi questa promozione in Serie A dopo 22 anni, ci ritroviamo al momento con un comunicato stringato che, ripeto, dice che sono stati inviati gli atti nei termini stabiliti, è stato ottemperato secondo quello che è stato chiesto dalla Federazione Italiana del Gioco Calcio. A rigor di logica, se tanto mi dà tanto, leggendo letteralmente quello che hanno detto, significa che hanno fatto come gli era stato suggerito. Se poi nei meandri quello che dovrebbe essere chiaro non è più chiaro al momento di leggere le carte, vuol dire che si rischia di andare incontro a dei problemi. Se invece è stato fatto così, per la Salernitana potrebbe essere l'alba di un nuovo giorno, o comunque l'inizio di un passaggio a quella che sarà di un passaggio graduale a poi a quella che sarà una nuova proprietà, secondo poi quello che accadrà, insomma, nei prossimi mesi, in base alle offerte che perverranno, alle valutazioni che saranno date. Però, ripeto, questo è quanto. Io credo che da parte dell'AFIGC anche quello che è stato detto, quanto è stato detto oggi da Gravina, fa intendere che ci sia da parte loro una massima disponibilità ad iscrivere la Salernitana nel momento in cui è stato fatto tutto secondo quanto era stato richiesto. Poi, ripeto, noi non sappiamo adesso cosa c'è scritto nella documentazione inoltrata questa sera alla FIGC. Aspettiamo ulteriori comunicazioni. Sicuramente non è il massimo della vita per una tifoseria che non meritava, diciamo, di restare col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Questo è quanto. Con la speranza che da questa comunicazione si possa poi partire effettivamente con una nuova stagione, con una stagione che sia innanzitutto in Serie A e che ci sia una svolta concreta per quanto concerne il futuro societario, che sia meno nebuloso e che anche, partendo così con questo trust, con tutti gli enigmi che porta questo trust, si arrivi poi strada facendo a mettere i paletti a posto e a trovare una svolta definitiva con un nuovo proprietario ed un nuovo corso da avviare. Ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti. Buona serata.